Mercoledì 11 maggio, la seconda nazionale del film Aurora a Grosseto. Pensavo di portare nei vostri PC, come si dice, perlomeno nei PC di tutti coloro che avranno la bontà di guardare questa clip, l'entrata del Cinema Stella, la sede del teatro del dopolavoro ferroviario. Dentro è davvero molto carino. Siamo in attesa dell'arrivo del pubblico, abbiamo già allestito tutto dentro. Poc'anzi sono arrivati per Carlo Paderno e l'attrice Giulia, la protagonista principale del film Aurora, il sogno della liberazione, che andremo a presentare a Grosseto oggi. Andiamo dentro a vedere che succede. Dove andava Piercarlo? Dove Piercarlo? E lei deve essere Giulia. Ciao Giulia. Occupata a scegliersi cosa da bere. Adesso con Piercarlo vedremo di stabilire una scaletta degli eventi che distingue e caratterizza l'iniziativa di stasera. Questa è la sala ancora vuota, ad eccezione di un paio di spettatrici. Là, vediamo un po', fammela inquadrare per venire. Oh, ma sì, le conosco, sono Clara e Elisa, le prime due spettatrici della sala, una sala composta da 13 file di 9 posti, per un totale di posti, 13 per 9, fate il conto, 100? 127 posti. Stasera ci piacerebbe riempirlo tutto questo teatro. A parte il costo del teatro, tutto il ricavato della serata di stasera, l'ingresso al film è a offerta. Contiamo di devolverlo anche per su richiesta di Piercarlo all'associazione di tutela degli animali Vita da Cani, che gestisce alcuni santuari per animali sottratti ai laboratori o comunque sottratti a pratiche di sfruttamento. Quindi è una causa molto, molto valente. Questa associazione gestisce direttamente luoghi di residenza, strutture di accoglienza per animali a Milano e provincia. Quindi questa è la sala del Cinema Stella, davvero molto curata, molto accogliente. Torno giù a vedere se il buon Piercarlo, regista del film, è disponibile a parlare con me per decidere la scaletta degli eventi. Ciao bimbe, ci vediamo dopo. Ciao. Sì. Aurora.